Questo è il terzo sciopero che fanno i lavoratori e lavoratrici della grande distribuzione per ottenere il rinnovo del contratto. Siamo di fronte a una difficoltà in parte determinata dal frantumarsi delle organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale che si sono divise nei vari settori e dall'egoismo delle grandi imprese della distribuzione, in particolare anche di quelle straniere che pensano, non avendo sicuramente sofferto la crisi così come altri settori, di scaricare ulteriormente sui lavoratori questo periodo, dopo aver disdetto molti degli accordi integrativi, averci costretto a un inseguimento delle condizioni precedenti. Oggi negano il rinnovo dei contratti, ma la partecipazione è stata una partecipazione significativa, si sono svuotati anche negozi che in altre occasioni non hanno scioperato, segno che il contratto nazionale ha uno straordinario lavoro per valore per le persone, perché è esattamente il sapere che c'è una condizione di uguaglianza e di rispetto della loro condizione. Per noi è sicuramente un segnale importante qui a Lecce per la Puglia, ma lo è in tutte le altre città d'Italia dove si stanno svolgendo le manifestazioni e i presidi. L'importanza di rinnovare un contratto per questi settori è assolutamente vitale per riconoscere le condizioni del lavoro e anche per poter migliorare le proprie condizioni di salario di un contratto che è bloccato ormai da oltre 24 mesi. Quindi una situazione che sta diventando assolutamente ingestibile, che riteniamo assolutamente ingiusta e sulla quale quindi continueremo la mobilitazione per rivendicare il diritto al contratto. Il messaggio che vogliamo dare è che sono troppe le categorie, le situazioni in cui i contratti non si riescono a rinnovare, e l'obiettivo, la proposta che facciamo anche a CISL e UIL è cominciare a unificare queste lotte contrattuali per dare un messaggio al Paese che noi i conti li abbiamo fatti, sappiamo bene cosa ha pagato il mondo del lavoro in questi 8 anni di crisi, non si può continuare a pensare che paghino loro anche la ripresa.